Buonasera a tutti, siamo in diretta Facebook per fare gli auguri a Sergio Stano e a Francesco Cuccini. Siamo io insieme a Antonio Silva del Club Etenco. Buonasera a tutti. Prima di iniziare però ci sono tre carissimi amici di Sergio e di Francesco che ci hanno inviato un loro messaggio. Quindi io partirei e sono Claudio Bisio, Paolo Ende e Altan. Io partirei con questi auguri che questi amici gli hanno mandato con un video fatto da loro. Perché la regia di mandare. Partiamo con Bisio. Suspense. Le dirette Claudio. Sono. Le dirette, non ce l'abbiamo. Noi non vediamo quello che va in onda, eh? Noi non vediamo. Lo vedete? Dobbiamo vederlo. Noi. Certo che lo vedete, se no. Se no come facciamo a interagire? Arriva, perché insomma. Vada, eccolo. Eccoci. Cari Francesco e Sergio, tanti auguri. Io non voglio dire cose banali che si dicono spesso in questi casi. Alzo un po'. Quindi altri tanti degli anni che avete trascorso. Piuttosto vorrei raccontare una piccola cosa davvero inedita, anche per voi, probabilmente. Non sento nulla! Anch'io! Non si sente nulla! Noi sentiamo bene! Beh, e noi! Ma proprio nulla! Io sento niente. Pochissimo. Oh, hoppe! Eccoci, si rimanda, non si sentiva bene. Oh, hoppe, che buffate! Se era l'S lunga veniva meglio. No, se lunga e c'ha prezzi lunghi. No, fate sempre fare figuracce. Come sarebbe? Ma sei anche... voi nominate la sinistra con queste cose, capito? Poi... Claudio, abbiamo fatto uno scoop. Staino è anche sordo. Anche sordo. Ma l'avevano detto non prima. Non sono cieco. Anche sordo. Anche buco. Invece Guccini, che è più giovane. Di sei giorni. Vedi che ancora ci vede e ci sente. Vediamo? Quasi. Ecco. Ovvio, vediamo se sentite adesso, Cari Francesco e Sergio, tanti auguri. Non voglio dire cose banali che si dicono spesso in questi casi, tipo altri 80 così, anche perché non ci arriverete mai, altri 80 così, quindi tanti begli anni come avete trascorso. Piuttosto vorrei raccontare una piccola cosa davvero inedita anche per voi probabilmente. Io devo tutto a voi, davvero. Sergio in qualche modo lo sa, Staino, perché mi ha fatto debuttare in televisione con Silito Lindo nel 92-93. Non avevo mai fatto niente quasi in televisione come conduttore insieme a Tina Cenci, e da lì è nata poi tutto quello che è venuto dopo. Quindi televisivamente parlando gli devo tante cose. Invece Francesco non lo sa assolutamente, ma questo è, voglio svelare questo piccolo segreto, che l'unica canzone che mi ha reso famoso in quanto cantante, che poi non sono cantante, che è Rapput, sottotitolo Senza Fiato, sempre di quegli anni, 91-92, e l'avevo fatta in onore e parodiando un po' Francesco Guccini. Poi è diventato un rap dopo, perché è stata riarrangiata, ma all'origine era proprio chitarra e voce, e chi se la ricorda, io voglio accennarla, non voglio fare l'imitazione, io non so imitare, non sono bravo a imitare nessuno, e tantomeno Francesco Guccini. Però vi dico com'era nata la nostra, la mia e di Rocco Tanica, Rapput. E quella volta, una domenica d'ottobre, già l'autunno ci moriva addosso, io fumavo, mare, tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo, del frammento, del brandello, del profumo, di quell'angolo di a parte l'ambientazione pessima e l'R boscia che non ha senso, però il suono e le parole iterate così erano ispirate a Guccini, e poi è diventata invece un rap. Pensate il destino cosa porta. Auguri, ciao Francesco, ciao Sergio.
Francesco Puccini e Sergio Staino sono nati nel mese di giugno dell'anno 1940. Ragazzi, 1940! 80 anni fa! Per esattezza, fermi tutti, Staino è nato l'8 di giugno, mentre invece Guccini è nato il 14. Ma, quindi, come lui giustamente ama precisare, Guccini è più giovane di ben 6 giorni. E si vede che è più giovane. E come se si vede? Oh, guarda com'è ridotto fisicamente Sergio Staino. Mamma mia. Oh, bisogna anche dire però, onestamente parlando, che Staino c'ha, è vero, quei 6 giorni in più d'esperienza sulle spalle che un qualcosa contano nella vita oggi come oggi. Basti pensare a cosa è riuscito a combinare in 6 giorni il Padre Eterno. Vi sembra una cosina da nulla, vi sembra? Ora io vorrei sapere da voi, amici, amici carissimi, ma veramente dareste 80 anni a un ragazzo come Sergio Guccini, come Sergio Staino? O Sergio Guccini? 80 anni e come una ragazza come Francesco Staino? No, no, ma perché no? Perché si sa, gli eroi sono tutti giovani e belli, l'ha detto qualcuno. Mi ricordo chi l'ha detto. E allora... Staino e Guccini. Guccini e Staino sono e resteranno per sempre per noi dei magnifici, stupendi, meravigliosi ragazzi. Diciamocelo. Detto questo, sono andato a trovarli pochi giorni fa e mi sono sembrati parecchio rincoglioniti. Proprio andati, io che ci vuoi fare? Dovevo dirla questa, sono stato troppo sincero. Si scherza, andiamo, caro Francesco Guccini, caro Sergio Staino, si scherza, insomma si scherza, anche no. Un abbraccio, seriamente parlando, un grande, grandissimo, sono serio, abbraccio da parte mia, buon compleanno a tutte e due, con tutto il mio amore. E vai così! Che vi sembra che questi due auguri? Sincero. E Antonio, cosa dici tu? Come io mi sbellicavo dalle risate perché questa cosa. Qui siamo partiti con questi due amici che vi hanno fatto veramente, sono stati subito pronti, hanno subito realizzato il video e noi li ringraziamo per il loro contributo. Ci sono poi ora due piccoli contributi video della nostra presidente della nostra cooperativa e della Graziella Corrente del direttivo Club Etenco. Io chiederei alla regia Daniela Mori e Graziella Corrente vi fanno gli auguri, anche loro sono i soggetti che hanno fatto, con cui abbiamo realizzato questa diretta. Tanti auguri a Sergio e a Francesco, che con la loro arte sono entrati nella storia delle nostre vite, della vita di tutti. Sono molto orgogliosa di ospitare sul nostro canale social i vostri 80 anni insieme. Ancora auguri e buona festa. Tanti auguri a due splendidi ragazzi di 80 anni. Li amo profondamente entrambi. Vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio. Questi erano due saluti brevi dei due bravi. Cosa mi sembra? Antonio? Beh, insomma, Graziella Corren la conosco, poi mi chiedevo se Sergio, come nuovo presidente del Club Tenco, hai autorizzato tu Graziella a farti gli auguri, spero, o l'ha fatto senza il suo permesso. È una sorpresa, non lo sapevo che c'era anche lei. Ma io, però, se siete d'accordo, carino, insomma, poi sono solo due signore all'interno del direttivo. Beppe Provenzano ci stimolerebbe a metterne di più, siamo in 8 in tutti, almeno un altro. Comunque le trattiamo molto bene. Allora abbiamo in collegamento Michele Serra, se siete d'accordo lo farei entrare per un saluto a voi. Certo. Michele? Michelino, vieni avanti. Ci sei, Michele? Sta connettendosi? Lo vedo in giro?
Sì, ciao Michele, guardando. Senti? Michele, ci sei? Michele? Hola, hola. Lo vediamo. Lo vediamo, ciao Michele. Eccoti, eccoti. Ciao Michele, grazie di essere con noi. C'hai Francesco e c'hai Sergio. Gli vuoi fare gli auguri? Parla pure. Zitto. Michele Serra non parla. No, scrive soltanto Michele. È invidioso, vorrebbe avere 80 anni anche lui con noi. Senti Michele. Questo è vero. Ma è che con la tecnologia ho un rapporto difficile, come se avessi 92-93 anni. E vedo Silva. Ciao. Non sapevo assolutamente di essere collegato. Ciao Francesco. Ciao Michele. Ciao, ciao Sergio. Ciao, vedi? Ciao Antonio. Ciao. Poi c'è Guido De Maria. C'è anche Guido De Maria, con noi. Ciao Guido, ciao Guido. Ecco, oh, finalmente uno che ci guarda dall'alto in basso. Allora Sergio, vorrei dirti che tu non hai bisogno di occhiali perché non vedresti nulla neanche con gli occhiali. Certo, certo. E questo è un grande vantaggio rispetto a noi altri tutti i quattro occhi. Me lo immagino. Ma cosa vi siete detti fino adesso? Abbiamo riso e scherzato sui destini dei due festeggiati. I destini dei due festeggiati, diciamo, non possono che essere luminosi. Intanto perché vivono entrambi in campagna, in mezzo a posti belli, e poi perché non mi sembrano ancora del tutto rincoglioniti. Ah, vero male. Anzi, mi sembrano vispi, cioè sono più rincoglionito io che mi sono collegato, ci ho messo 40 minuti per collegarmi. Noi siamo due giorni che facciamo prove. Ah, voi provate da stamattina alle 10? Da ieri. Sì. Io ho una bottiglia che adesso apro, ovviamente. Non so che intenzioni avete per la serata. So che Francesco non beve. Non più. Francesco ha sempre dimostrato un disprezzo profondo. Si vede cosa c'è qui, maledetto. Alzalo un po', Francesco. Alzalo. Ecco. Cos'è? Vino bianco? Latte. Ah, ecco. No. Non sta bene, deve andare dal dottore. De Maria! Ciao Staino! Ciao bello! Quanto come tempo! Stai? Guarda, ho 88 anni! Dovete correre ancora! Io ho una corteggiatrice di 88 anni! Attenzione, tienla da conto che servirà! Io sto aprendo una bottiglia e poi voi fate quello che volete. Ci uniamo in spirito. Ecco. Ci uniamo in spirito, Michele. Allora, apro una bottiglia di Gutturnio della Valtidone, del Piacentino. Se non sbaglio, Francesco, tu hai una nonna di Corano o mi ricordo male? Ma una cosa. Una nonna di Mottasiana, Valtidone. Ah, Mottasiana, conosco benissimo, è un paese molto carino, è vicino ad Agazzano. Allora apro un vino delle terre di tua nonna, praticamente. È naturalmente un... dove? In Afghanistan? Dove sono questi paesi? No, siamo nelle valli piacentine, sono luoghi molto civili. Zona rossa dal punto di vista politico, della coronavirus, della malattia della no. Diciamo del contagio. Coronavirus. No, zona totalmente zona rossa. Totalmente leghista dal punto di vista politico, ma proprio era meglio il contrario. Piacenza è stata per anni la provincia bianca dell'Emilia Rossa, se non sbaglio. Sì, si vede che sei un presentatore, sì. Non si vede. Che coordini il dibattito con la abilità come Lucca per la Toscana. Sì, è vero. Lucca è l'unica amministrazione sinistra che ci è rimasta in Toscana.
E vedi? Sergio, Sergione, alza un pochino quella testa, ti sei, la parte del mento scompare dallo schermo. Ah, eccomi, così alto. Mi vuoi. Oh, così. Oh, porca miseria, bisogna dire tutte queste cose. Cuccini, Cuccini per esempio, deve stare un pochino più lontano dallo schermo, altrimenti sì, il grand'angolo fa diventare un pesce, sembra lo squalo. Forse lo è. C'è Michele che ci fa gli auguri, sì, con un bicchiere auguri, di vino. Auguri, auguri, grazie. Un grande abbraccio a tutti e due, vero, vero, caldo, amichevole, fraterno, evviva, evviva voi due. Siete bene. Senza di voi, vi dico una cosa molto impegnativa e però vera. Senza voi due la mia vita sarebbe stata diversa. Vabbè, per Sergio è facile, è lui che mi ha preso a tango, mi ha fatto cominciare a fare un... L'ha detto anche Bisio, eh? L'ha detto è anche vero, Bisio. Ecco. E quanto al maestrone, cioè a me se mi avessero detto a 16 anni, 17 anni, che avrei conosciuto, no, che avrei visto, che avrei incontrato Guccini, sarei svenuto per l'emozione, capito? Vieni ora! È una cosa vera questa, perché io sono veramente cresciuto con le tue canzoni, ma proprio scrivendo su quaderno. Sai che non c'era un tubo allora, non c'era internet, era verso tra la prima e la seconda guerra mondiale, mi sembra, che hai cominciato a scrivere e io a sentire la canzoni. Quarta crociata, era la quarta crociata. I testi di, si chiamava Due anni dopo il disco, credo, i testi di Due anni dopo, che è quello che viene dopo Folk Beat numero uno, giusto? Sì. Dico una cazzata, sgridami, Francesco. No, è vero. Ecco, è giusto, è i giusto. I testi di Due anni dopo io li ho scritti a mano su un quadernetto. E allora, se si era ricchi, si andava, noi milanesi andavamo da Monzino, che era un bellissimo negozio di strumenti musicali, a cercare gli spartiti dove c'erano scritti gli accordi. E se no, gli accordi dovevi cercare di tirarli giù, sentendo il giradischi, e mettevi il disco, sentivi la canzone e... con i tuoi amici provai, questo è un la minore, no, cretino, si minore, no, è un do maggiore, e si tirava giù gli accordi. E io ho imparato a suonare la chitarra, ma veramente ho imparato a suonare la chitarra sentendo te. Ecco, basta, non dico più cazzate, e poi si diventa retorico. Noi ringraziamo, chiediamo a Guido di fare... Ci hai commosso. Abbiamo un sacco di ospiti, quindi bisogna andare. Guido! Sì, Guido! I tuoi auguri. Tutto. Agli auguri. I tuoi auguri. No, ciao. Ma guarda anche te. Senti, no, Francesco, ma per carità, vuoi che non faccia gli auguri, Francesco? E la nostra è un'amicizia, un'antica amicizia, non vecchia, antica di amicizia, oltre mezzo secolo. L'ho conosciuto nel 64, ti immagini cosa vuol dire? E gli sono ancora amico. Ti rendi conto cosa vuol dire? Quello che ho subito, quello che ho passato con Francesco, capito? No, io ho avuto il privilegio di vedere nascere tutte le prime belle canzoni di Francesco. Ah, oh, Freddy è morto, non ci saremo. Quando lui non le firmava, tu pensa, erano firmate Lunero Vandelli, capito? Pontiac Verona. Io non lo sopportavo questa cosa, capito? E mi diede da fare perché finalmente lui li firmasse queste canzoni, capito? E poi, e soprattutto perché lui intraprendesse questa sua attività è una parola troppo riduttiva, capito? Questa sua straordinaria carriera che era prevista, non si poteva sbagliare. Quindi sono contento di fare a Francesco gli auguri da un vecchio, caro, carissimo, sodale amico con cui ha fatto tante cose e che, di cui io mi ricordo con gioia e con tanta commozione. Vamo là. Ma che bello! Grazie Guido, grazie Michele. Direi grazie. Davanti. Adesso ci sono tre carissimi amici e amiche che vi fanno gli auguri in video. Prego di mandare il video. Sono Giovanna Melandri, Luca Raffaelli e Andrea Salesi. Ma che bella idea festeggiare insieme Francesco Guccini e Sergio Stein. Allora, ho passato la mia adolescenza strimpellando le canzoni di Francesco Guccini, e quella sua locomotiva mi ha accompagnato veramente un po' ovunque. A Sergio mi legano degli anni molto speciali della mia formazione, quando con il movimento ambientalista
condividevamo ideali e battaglie. Anzi, campeggia ancora nel mio studio a casa una sua meravigliosa tavola che raffigurava l'Italia, un'Italia che, pensate un po', già allora sprofondava nei problemi ambientali. Vi faccio tanti tanti auguri dal profondo del cuore, siete due persone speciali e vi assomigliate anche, o perlomeno vi assomigliate nel mio cuore, per cui tanti tanti auguri. Sai che penso, Sergio, che tu già lo sapevi che ci sarebbe stato questo doppio festeggiamento 80-80 con Francesco Guccini, perché quando ha inventato Bobo nel 1979, dentro il nome c'è un mistero. Innanzitutto c'è la doppia sigla Bo, la città di Bologna, dove Guccini ha creato tanto del suo mondo. E poi, arrotondando la B, viene fuori 8, cioè Bobo diventa 80-80 proprio. 80. E se questo 80-80, anche quattro soli dell'avvenire, io non so, mi sto fomentando, ma credo che siamo vicini al socialismo. Credo che tra pochi giorni noi festeggeremo la nuova umanità grazie a questo compleanno. Grazie a Francesco. Questo è l'ottimismo della volontà. Che bel grazie, passaggio, però. Sergio, sono Andrea del Piortenco. Sono molto felice di far parte di questo gruppo che immagino numeroso per i vostri auguri dei vostri 80 anni. Sono felice perché oltre agli auguri che ci tengo tantissimo a farvi, volevo anche ringraziarvi perché Francesco con le sue canzoni e i suoi libri e Sergio con i suoi disegni hanno reso la mia vita molto più bella e interessante. Dunque grazie di cuore per tutto questo e però devo anche dire come ho fatto vedere a Sergio la prima, l'ultima volta che è stato qui a casa nostra, che sono, vi avevo anticipato un po' nel 1990 quando in casa di Boschetto con il tuo primo libro Francesco, oltre alla tua dedica c'è anche un bel disegno di Sergio. Eccoci qui, dunque tanti tanti auguri. Grazie di cuore, vi voglio bene, Andrea. Ah, che bello. Bello, vero? Beh, gratificante, devo dire. Bene, adesso... Bene, sì. Vai, vai Antonio, Antonio. Allora, adesso chi ospitiamo, Claudio? Adesso ci sono pronti due altri grandi amici. Credo. Uno è Marco Tarquinio, che è sì. A venire. E l'altro certo. È Vincenzo Mollica. Benissimo. Io chiederei di entrare. Marco Tarquinio lo certo. Vedo già, Vincenzo uguale. Ciao ecco. Vincenzo, ciao Marco. Ciao Vincenzo. Siete in collegamento, Marco, ci senti? Oh, potete... Eccoci, ben trovati. Potete parlare liberamente, potete parlare liberamente. Allora, posso cominciare, lo posso dire. Certo, Marco, vai. Che ci faccio io qui? Dimmi Sergio. Ma ti ha autorizzato la CEI a parlare? Non è che allora poi ti butta fuori? No, nessuno butta fuori nessuno. E poi con te, sai, Sergio, siamo trovati per strada, come si dice, no? Camminando, facendo il nostro mestiere. A un certo punto siamo accorti che eravamo uno vicino all'altro. Davvero. Che ci occupavamo delle stesse cose, mettevamo gli occhi sulle stesse persone. Siamo conosciuti e riconosciuti così. E questo è molto importante. Hai un accento umbro stasera notevole. Attento, adesso frequentando te mi viene fuori quel ramo di toscano che mi dico, ma tu sei toscano di quale parte della Toscana? Sì. È perché sono umbro, dico. Vabbè, ci siamo trovati perché guardavamo, come li chiamo, gli sfigati, gli ultimi, quelli che non ce la fanno, che invece hanno tanto da dare e da dire. Tu lo facevi da direttore dell'unità, da straordinario raccontatore di storie attraverso la tua penna, il tuo tratto, io lo facevo sulle pagine d'Avvenire, ogni tanto mi chiamavi e ogni tanto chiamavo te. E poi è finito che abbiamo fatto anche un anno camminando insieme. Apri di cielo!
e apriti cielo, e qualcuno ci voleva mandare quella di apriti terra e inghiottili tutte e due. Ce l'hanno detto. Certo, Marco, hai avuto un bel coraggio però a portare Sergio al giornale. Questo lui lo sa che ce l'ho avuto, però anche lui ha avuto un bel coraggio. Che, di improperi ne ha presi parecchi di improperi, era lui, era più traditore lui quasi, diavolo e l'acqua santa nella stessa casa, sì. Diavolo e l'acqua santa nella stessa casa, sì. Sì, qualcuno non ci ha mai perdonato. Il fatto sta che restiamo amici e che anche su come si è interrotta la collaborazione è stato per un gesto concertato di generosità, però soprattutto di Sergio, perché non può essere che ogni volta che io faccio una vignetta riempiono di insulti Francesco, il Papa. E che sono io, il catalizzatore dei fulmini contro sto Papa? Che, Però devo dire che quando penso a Sergio penso a due poeti, uno socialista e francese che si chiama Paul Éluard, che diceva che se ci salveremo non ci salveremo da soli ma due a due. E spesso mi viene a dire che io e lui con le nostre strade diverse stiamo camminando in quella stessa direzione. Grazie. E l'altro poeta italiano che adesso l'hanno messo... Però tu mi hai presentato, non me l'hai presentato ancora l'altro Francesco, perché Francesco l'ha visto. Ma tu ti presenti da solo, mio caro. Francesco, secondo me... Francesco, cosa ne pensi di questa collaborazione che c'è stato fra Sergio e il direttore? Vuol dire qualcosa di importante anche, però voglio dire, l'altro poeta italiano Ungaretti, in una sua poesia diceva: umano, troppo umano, lampo per l'empio. Ogni volta che qualcuno attaccava Staino e me e Avvenire per quello che facevamo insieme, mi veniva in mente questo: era un umano, troppo umano, lampo per l'empio vero, che era quello che non capiva le parole di e i disegni e il tratto di Sergio Staino. Scusa Francesco, è vero, io confermo che tu non sei mai stato comunista, però Bobo all'Avvenire un po' ci ha spiazzato. Come ci sei rimasto tu? Che Bobo collaborasse con l'Avvenire? Un po' ci ha spiazzato, dai. No, assolutamente, perché... Guccini, quante volte ti sei affacciato dalle nostre pagine tu? È come la Cittadella d'Assisi e Radio Vaticana che trasmissero Dio è morto. Più o meno la stessa cosa. La RAI ti censurava e il Vaticano ti trasmetteva. Bellissimo. Non solo, Dio è morto, posso testimoniarlo, è stato cantato non so in quante messe, in quante chiese. Ed è una delle canzoni di formazione anche per me. Io sono stato scout, si dice che lo si resta, ci ho camminato tutta Italia cantando Guccini. Anch'io sapevo suonare quasi solo Guccini, pochissime canzoni di De Gregori, tutte quelle di Guccini, quasi tutte, erano difficili per me alcune, e poi c'erano quelle più bravi, io mi accodavo. E soprattutto, dicevo prima, Sergio l'ho incontrato per strada, Guccini mi ha fatto fare strada con le sue canzoni. Cioè io ho camminato dentro le sue storie, i cantastorie sono capaci di questo. Con i miei compagni al liceo sognavamo di invitarlo e si favoleggiava, adesso glielo voglio chiedere se è vero, che per convincerlo bisognava offrire una serie di fiaschi di vino buono e del prosciutto tagliato a mano. Questo si favoleggiava quando io facevo il liceo negli anni 70. È vero? Mi è rimasto tanto il dubbio. Sono leggende metropolitane. Vincenzo Monica, anche tu ascoltavi Guccini? Anche tu ascoltavi Guccini da ragazzo? Sì, sono un peccatore, ascoltavo Guccini. Un grandissimo peccatore. Sono un peccatore della prima ora per Guccini. Quando comprai il primo disco, ma mi sembra che lì abbiamo due signori che hanno 20 anni, stanno per diventare maggiorenni, E voglio dire che loro ancora non lo sanno. Francesco, per esempio, è un signore giovane che non sa che ancora scriverà tante canzoni straordinarie che ci toccheranno il cuore per poesia e verità, che scriverà tanti libri da grande narratore, che canterà in concerti strepitosi e lui non sa che un giorno smetterà e noi ci gireranno pure i coglioni. Voglio dire un'altra cosa, ancora, che lui ha avuto la fortuna di scrivere storie a fumetti, di amare il fumetto,
di definirsi non comunista, ma marxista, cioè nel senso di Karl Marx, il più grande inventore del capellino di sempre. È vero. E poi vorrei dire un'altra cosa, che abbiamo trascorso con Francesco nottate fantastiche al Club Tenco col farmacista Bingi e con Amir Rabbati. Se permettete, vorrei dire una cosa di quell'altro ragazzo che si chiama Sergio, che ho conosciuto quando fece la copertina per il mio primo libro, che si chiamava con un titolo veramente aristotelico "Ma il maccherone mio non muore". E poi che ha inventato un pezzo, che inventerà questo ragazzo che si chiama Sergio, che è prossimo alla maggiore età, tutti e due, un personaggio che si chiama Bobo, che lo potrebbe mettere al posto della nostra fotografia sulla carta d'identità, perché è la cosa che più ci somiglia. E poi vorrei dire ancora che ha fatto delle mostre, che farà delle mostre straordinarie, ma ancora un'altra cosa, che diventerà presidente di quel Club Tenco che abbiamo tanto amato. Bastardo! Bastardo! Un'altra cosa, un'ultima cosa, se permettete, che dato che tutti e tre ci troviamo ad aver vissuto un miracolo prodigioso, veramente uno di quei miracoli all'incontrario, cioè non vediamo un cazzo, mi piace l'idea che ha proposto Sergio Staino di diventare tutti e tre, per questo è il motivo per cui mi sono cresciuto la barba, di diventare tutti e tre i cinesi a Boys. Così possiamo andare finalmente a cantare un barbone. No, ah, bello, non lo vedevo con la barba, non lo conoscevo. No. Bene, quindi fa parte del club di Tiresia. Tiresia Boys, capito? Tiresia Boys. Tiresia. Grande Francesco, grande Sergio, un abbraccio di cuore con affetto. Grazie Vincenzo, grazie Marco. Grazie. Sì, e voglio dire che anch'io non speravo mai un giorno di fare gli auguri per gli 80 anni a Guccini, avere la possibilità di farglieli, per me era uno da ascoltare da lontano e anche di cantarlo. Gli rivelo una cosa, non c'è cena con i miei amici più cari a Roma che non finisca con una delle sue canzoni. Per me in genere era avvelenata, anche perché c'è un verso lì che mi ha fatto capire, che dice la dimensione di quello che vivo da quando faccio il direttore. E quella, ovvio, il medico dice sei depresso. E la rima la sapete come continua, come si conclude. Io ho capito perché l'ha detta e me la sono calata addosso la cosa. E l'altra è la grazia, il tedio e morte del vivere in provincia, perché questo io da assisano lo so bene cosa vuol dire. Grazie Francesco, grazie Sergio. Grazie a te, ciao. Auguri. Ciao Marco, grazie. Ciao Vincenzo, grazie. Ciao, grazie. Ciao, auguri, auguri. Adesso abbiamo una signora. Chi arriva? Adesso abbiamo una signora che vuole anche lei fare gli auguri. Non so se siamo pronti. C'è Lella Costa. Quella. La parola. Lella, ci sei? Eccola. Pronti? Ciao Lella. Ci sta collegando. Lella. Intanto non so se riesco a far vedere. Sta arrivando. Ce l'abbiamo. Arriva? Lella ancora non c'è. Io approfitterei per mandare un altro video di due persone che fanno gli auguri. Daniela Morozzi e Beppe Voltarelli. Vediamo. Sergio Staino e Francesco Guccini. Oh ragazzi, solo a dire il loro nome qui trema la terra. Figuriamoci poi se devo dire qualcosa per il vostro 80° compleanno, che avete già detto tutto voi, che c'è da dire? Avete usato le parole in tutte le forme, disegnate, cantate, in rima, libere, in versi. Sono giorni che ci penso e penso a voi e mi viene solo grazie. Grazie è una parola piccola, semplicissima, proprio perché è così semplice sentiamo il bisogno di aggiungerci altro, no? Tipo grazie infinite, grazie di cuore, grazie tante. E ai bambini si insegna anche la parola grazie, come si dice grazie, oppure non ho sentito la parolina magica. Una volta la bambina di una mia amica, spiazzata dalla richiesta, disse abracadabra, no, grazie alla parolina magica. Altre volte per superare l'imbarazzo diciamo a buon rendere, altre volte proprio perché siamo abituati a accompagnarla con altre cose si dice
ti dico solo grazie. E lì acquista la sua forma originaria. In Toscana, quando si dice troppe grazie, la risposta spesso è «Oh, le grazie le fa la Madonna!» Ma in verità, per la parolina grazie nasce molto prima della Madonna. Già i greci la usavano con le tre sorelle, splendore, gioia e floridezza. Quello che ci avete regalato voi. E allora, siccome entrambi amate la poesia, vorrei salutarvi con un verso di Pablo Neruda, anche lui ha detto tanto, tutto, e che diceva così, la leggo però: una parola consumata, ma che brilla come un'antica moneta. Grazie. Buon compleanno, Sergio. Grazie. Buon compleanno. Grazie. Una splendida giornata è iniziata anche per me. Oggi è il compleanno di Sergio Staino. Tutti dicono chi è? Un bell'uomo veramente, dall'aspetto eccezionale, un suo fare delicato, alle donne piace un sacco. Voltarelli, bravissimo. Bravo, come non ha fatto gli auguri a Francesco. Vabbè, facciamo, c'è Lella, c'è Lella. Lella, ciao, sei collegata? Ciao, c'è ciao. Francesco. Amore! Amore mio! Io però non sono preparata così tanto, non ho preparato le poesie, non ho preparato le canzoni, non ho preparato niente. Però sono qua in mezzo a... Che bello sei, Sergio, bello, bello. Tu non vedi un cazzo come sempre, no? No. Tu mi vedi. Però mi intuisci. Lo dico a tutti, lo dico anche a Francesco, a cui faccio un sacco di auguri, sperando che lui ci senta bene, perché tu non vedi niente. Spero che lui almeno ci abbia l'udito, visto che io non vedo lui. Vabbè, non importa. Comunque... Sergio Staino mi corteggia inopinatamente, inspiegabilmente da tanti anni, e adesso da alcuni anni non vede proprio più, per cui ogni volta che lui crede di farmi un grande complimento mi dice sei bellissima, che voglio dire, cioè, ma mancano le basi su cui costruire, cioè, Antonio, su cui costruire. Fai la tara, come si fai la tara, come si dice a Milano. Vabbè. Faccio la tara, sì, va. In compenso, quando incontro signore di una certa età che non vedo, che non ho conosciuto mai, e gli dico, guarda, scusa, ma io non vedo quasi nulla, e dice, allora neanche le mie rughe, c'è un sorriso che accompagna questa dolcezza di notizia per loro, capito? Cioè, che bello che non... Ruffiano, proprio un ruffiano, proprio. È vero, è la paura più grossa che si veda troppe cose. Invece io vabbè, vado bene. Vai amore, vai, continua la sviolinata. Lella, non ti sentiamo più. Il spento. Lella, hai spento il microfono. Spento. Non ti sentiamo. Lella, non ti sentiamo. Il microfono più. Spento. Intanto vi faccio vedere. Sei incazzata. Come è forte da sempre l'amore di Staino per Guccini. Eccoci, ci sei accesa adesso, Lella. Sì, meno male, mi sono accesa. Sarà ti sei arrabbiata? No, queste diavolerie moderne. Com'è l'amore di Sergio per Guccini? È più forte che quello per me? Avevo con le tende subito. Faccio una vignetta disegnata da Sergio nell'86, quando al Tenco c'erano da Tom Waits a Paolo Conte, per dire,
e c'è un bobo che urla: mi manca Guccini. Ah, sì. E questo è vero amore. La si vede? Riuscite a vedere la vignetta? Sì, la vediamo, Antonio. Si vede il grido di dolore che da tutte le parti si leva verso di noi. Mi manca Guccini. Il grido d'amore di Bobo verso di te: mi manca Guccini. Ora direi: mi manca Raffaella, che si fa meglio. A me mi manca Bruna, però, che non la vedo. Sì, è qui, Bruna, guarda. Vedi, eccolo qua. Ciao, amore mio, ciao, bellezza. Ciao. La allora, povera vittima, mamma, come tu dici. La mia mamma che vi saluta tantissimo, perché la mia mamma comunque si è portata avanti con gli anni, quindi mi considera dei poppanti praticamente. Comunque, siccome io non mi sono preparata le poesie, non mi sono preparata le canzoni, non mi sono preparata niente, però credo di potervi dire come augurio e come filosofia del compleanno quella che io considero una delle più grandi battute del Novecento e anche dopo, che è quella di Indiana Jones nei Predatori dell'Arca Perduta. Perché quando Indiana Jones nei Predatori dell'Arca Perduta, se vi ricordate, gliene succedono di ogni, che finisce trascinato dietro un camion legato con la frusta, insomma è messo maluccio. Si trova finalmente su questa nave che lo dovrebbe portare in salvo con la fanciulla del suo cuore, lei meravigliosa con una sottoveste di seta, lui parecchio malmesso. A un certo punto lei inavvertitamente... c'è uno specchio basculante, quindi oltre a essere già parecchio malmesso, si becca un colpo dallo specchio basculante sotto il mento. Lei non se ne rende conto, però lo vede dolorante e gli dice: però dai Jones, non sei più quello di 10 anni fa. E lui le risponde: non sono gli anni, Gioia, sono i chilometri. Ecco, secondo me questo è quello che ci dobbiamo, no? È un po' la storia della nostra vita. Sono i chilometri. Quindi voi che siete grandi viaggiatori e avete viaggiato tanto e spero proprio che viaggerete ancora fin dalle mie parti, tenetevela stretta questa storia, tenetevi stretto tutto questo affetto, amore, gratitudine, riconoscenza, anche un pizzico di invidia di quella buona e lo straordinario privilegio di avervi incontrati. È stata davvero tanta roba. Quindi per altri 80 anni io c'ho bisogno di voi. Grazie Bella! Grazie a voi! Un bacio grande. A proposito di viaggi, Francesco, quel coast to coast negli USA, l'hai poi mai fatto? Ne avevamo parlato, sognato, immaginato tante volte al tempo, l'hai poi fatto? Fra 20 anni lo farò. Fra 20 anni? Fra 20 anni, allora... vado anch'io. Avevamo sognato di farlo assieme, allora mi aggrego ancora. Sono ancora in tempo anch'io. No, ormai non il cost to cost. Ma mi dicono che... Adesso ci sono altri due amici, altri due amici chi importanti arriva? Che vogliono salutare, che sono Carlo Petrini e Walter Beltroni. Eccolo Carlo, ciao Carlo. Ciao Walter, siete connessi? Carlo? Ci sei? Carlin, ci sei? Ci senti? Francesco, Walter, ci senti? Ciao, sì, vi sento benissimo. Ecco, Walter, vai, c'hai Francesco e Sergio collegati. Che meraviglia, tanti auguri. Ciao, Walter. Tanti auguri. Grazie. Allora, a chi devo fare più complimenti? A nessuno dei due, tanto lo sapete, quindi non vi faccio... Una bella guerra. Uguali, rigidamente uguali, al millimetro. Allora, Francesco, l'ultima intervista di Francesco mi ha commosso, anche se speravo che qualche volta il voto al PC l'avesse dato, ma nessuno è perfetto. Ma... però tutto quello che ha detto era bellissimo e lo condivido. E insomma, non condividere solo la sua musica, il suo modo di essere, il suo modo di scrivere, ma anche il suo pensiero politico e civile è un grande privilegio. Anche tu, come lui, hai amato prima più gli americani che i russi. Ah, certo. Questo mi unisce molto. Perché amavamo la libertà, essendo di sinistra amavamo la libertà. I sovietici la toglievano la libertà, gli americani in qualche modo anche a noi ce l'hanno ridata. Poi hanno le loro, diciamo, insopportabili contraddizioni, come vediamo in questi giorni. E Sergio è parte della famiglia proprio, della nostra grande famiglia, lo è da tutti i punti di vista, dell'unità,
dei partiti, delle idee. Grazie a Macaluso. Grazie a Macaluso. E mi ha legato mani e piedi qua. E non sei mai andato via. Insomma, a me, diciamo, la cosa che mi piace di questi due esseri umani, che vedono molto più lontano dei loro occhi, è che hanno una coscienza critica, un amore per il dei loro occhi, con gli accordi. Meno male, non vedo più un cazzo di che appunto per questo. Ti ho letto nella testa, Carlo. Appunto per questo. Bravo Walter. Esattamente per questo l'ho detto. Anzi, meno male che vedo là di loro. Esatto. Però amano il dubbio, che per me è la cosa più bella. E anche se, perché si pensa che essere schierati da una parte, culturalmente, civilmente, politicamente, significhi non avere dubbi. Invece è vero il contrario. I dubbi sono l'alimento che consente di stare sempre e per sempre, come si dice, dalla stessa parte. E vabbè, e poi generazionalmente a Francesco siamo tutti quanti noi immensamente grati per aver passato con lui tante ore della nostra vita, e agli eroi di Sergio, e ai personaggi di Sergio, e al senso dell'umorismo di Sergio dobbiamo tante riflessioni, talvolta anche amare, però insomma con la consapevolezza di trovarci di fronte a qualcosa di grande. Quindi auguri e grazie. Grazie Walter. Grazie Walter. Meno grazie, male Walter. Che Carlin, ci sei. Carlin. Tocca a me. Oh, Carlin. Pesante, Carlin. Pesante, Carlin. Pesante. Pesante. Forse 5 anni fa a Barcellona abbiamo fatto un dialogo noi tre. Il titolo era Il nuovo che avanza. È vero. Adesso siamo proprio avanzati. Ecco. Perché poi quando si sentono degli elogi così, no? Che siete parte della nostra storia, che vedete più lontano dei vostri occhi, che uno dice, santo cielo, che personaggi che conosco io, madonna. E invece il nuovo che avanza, però, il nuovo che avanza, ma io facevo parte del nuovo che avanza, quindi puoi immaginarti che trio Carlina, scusa ti interrompo, ma se il nuovo che avanza è quello che vediamo, io preferisco il vostro nuovo. te lo raccomando. Comunque auguri ragazzi, ma a voi sto metodo qui mi piace questa cosa qui. Io ho due marroni che non che certamente no, ma che dovevi fare? Siamo d'accordo, tutti d'accordo. È come il governo, Carlin, è uguale, lo stesso rapporto, o nulla o il bello. No, ma ho l'impressione che i primi, per curiosità, erano molto seguiti. Adesso stanno diventando delle cose senza fine, guarda, io penso proprio che dobbiamo tornare, ho nostalgia di tornare al contatto fisico, veramente. Speriamo presto. Ma è l'uomo di Pavana, c'è? Sì, c'è, è lì, però lì, non lo vedo. Case ti ascolta. E non lo vedo. Come non lo vedi? Francesco, come dove sei? Parla con me. Ah, eccolo lì, qua. Parlo con te. Benissimo. Sono Carlo, ci sono. Mi è piaciuto l'intervento che hai fatto il 25 aprile. È stato proprio un momento di unità nazionale. Proprio. Anche a Salvini è piaciuto molto. Sì. Partigiani, portali via. Partigiano, portali via. È il pezzo più bello che abbia sentito. O partigiano, portali via. Dai. Vabbè, sì. Ragazzi, io vi saluto. Quando è che ci troviamo tutti a Pavana? Ecco. Lunedì. Va bene. Un lunedì per me va bene, sì. Sì. Sì, va bene. Facciamo arrivare anche De Maria da Modena. Sì, ma prima c'era De Maria, l'ha salutato tutti. C'era De Maria.
C'era. Perfetto, anche lui, una classe molto giovane. Vabbè, dai. Carlin, di che auguri, anno ragazzi. Sei? Di che anno sei, Carlin? Io sono giovane, io tiro giù la media, sono del 49. Li porta male. Dai, sei una creatura, dai. È un putei. Putanon. Come Flaco del 49. E Flaco, sì? Flaco c'è? Anche lui in rete? No. Non l'avete messo? No. Cioè, tanti ospiti. Tanti persone hanno salutato, ce ne saranno ancora un po' in fila, quindi magari vi ringraziamo. Ciao. Ringraziamo, grazie Walter. Grazie Ciao Walter. Ciao Carlin. Ciao. Salutiamo anche Francesco, perché so che c'ha un impegno che ci deve lasciare, però noi continuiamo perché abbiamo altre persone che vogliono fare gli auguri. Ciao Francesco, grazie di essere stato con noi. Grazie a tutti, grazie. Ciao! Antonio, Carlo, tutti quanti. Ciao, grazie. Ciao amici. Ciao Francesco. Ci vediamo presto. Ciao. Adesso abbiamo un'altra carissima persona che vuole fare gli auguri, che è Emma Bonino. Eccola. Ciao Emma, ci sei? Ciao. Sì, ci sono, grazie a tutti. Sergio, guarda cosa ti ho preparato come regalo. Questa cosa? Me l'ha chiamata. Aspetta, dice che no, che non devo metterla così. Sì, no, si vedeva benissimo. Vedi Carlo, si vedeva benissimo. Questa è, me l'hai mandata, ce l'ho in originale. E guarda quest'altra che ho recuperato. Questa che vignetta è? Non la vedo. Come non vedi? Devi tenerla ferma. Questa la vedi? No, leggo niente io. Deve raccontare la Bruna. Sei tu che dici, resisti, ti prego. Non posso portarti via una negretta che poveraccia cerca di resistere. E dici, e commenti, rischieremmo il crollo nei sondaggi. Questa è una di quelle che mi hanno mandato. Sì. E l'ho ritrovata perché l'ho voluta ritrovare, perché sai, è di attualità, non è cambiato niente. Purtroppo da sì. Siamo disperati, oggi siamo al naufragio. Purtroppo, di questi 56. 39, di quanti sono ormai tra donne e bambini al largo della Tunisia, insomma, siamo sempre lì. Comunque, io ti ho conosciuto da non moltissimo e un po' tardi. E una volta tanto mi piaceva quello che tu hai, che mi hai trascinato a presentare il tuo libro Hello Jesus dopo l'euro, in una sì. di periferia, mannaggia che non trovavamo manco l'entrata. È stato bello. Però è stato veramente... Ti portai bello. Anche a Sielito Lindo, da dove partì Bisio. Sì, come no. E poi sei venuto trascinando Macaluso sì. a una delle iniziative, diciamo, sì. di Europa. Di comunque, più Europa, ma non è finita, non è finito. No. Capito? La nostra storia deve continuare. Io non avrò pace fino a che non sarai presidente della Repubblica. Vabbè. Tua. No, non sai, questo è il mio sogno, il sogno dell'Italia. Ah, avere un presidente donna e questa donna devi essere tu. Sì, bravo. Per questo vuoi vivere a lungo tu. Sì. La tua assicurazione di lunga vita, mi sembra di capire, più che altro. Ma speriamo di no, che sia presto. E mentre di Guccini, ovviamente, io non l'ho mai conosciuto personalmente, ma... conosco bene come tutti, canticchiando le sue canzoni. E l'ha già ricordato Carlin, se non l'avrei ricordato io, è O Partigiano, Portali Via, che ho trovato il mese di Natale del 25 aprile. Geniale. Eh? Geniale. Geniale. Sì, che l'ho trovato un editoriale. In una frase, esattamente come Sergio che fa degli editoriali in una vignetta. E le vignette sono spesso più efficaci
di lunghi e noiosi editoriali. Grazie. Il grande intellettuale è quello che sa, come dire, stringere e farsi capire. Ma hai accompagnato in questi ultimi anni, sono gratissima, lunga vita a te e a Guccini, che non vedo più, che però è stato un altro, forse Guccini si era incontrato più volte con Marco, ma io personalmente non l'ho mai incontrato e me ne dispiace, però la vita è lunga, no Sergio? Porca miseria, siamo all'inizio, vai, devo farti presidente, figurati. Ah, ecco, allora c'hai da fare, va bene. Ok. Grazie, Emma. Poi, buon compleanno. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, bacio grande. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Adesso ci sono, Claudio, Sergio, due un po' di idee abbiamo. Due persone vi fanno gli auguri, Paola Turci e Paolo Virzì. In video questi, sì. Sì, in video. Arrivano? Eccolo qui. Madonna, quanti sono? Non mi dovreste riconoscere, sono Paola Turci e sono qui, cari Sergio Staino e Francesco Guccini, per farvi tanti auguri per un traguardo, insomma, molto molto importante alla vostra altezza. Buon compleanno, ciao. Il messaggio per Francesco Guccini in questo giovedì di giugno, che non sarebbe pesato così, ma insomma volevo dirgli che gli voglio tanto bene, ma anche un po' male, cioè che gli voglio bene perché mi ha fatto domandare chi fossero Edgar Lee Master, Borges, Omar Khayyam, il persiano, ma li voglio anche un po' male perché per colpa sua ho indossato un indumento scomodo come l'eschimo, ho portato in tasca scomode pagine del quotidiano L'Unità e li voglio anche quei lunghi mesi sdraiati davanti, e liberazione dei monti, l'infaspera della nostra età, quei giorni spesi a parlare di niente, sdraiate al sole inseguendo la vita. È un po' però gli voglio male perché la prima volta che arrivai a Bologna sentii l'esigenza di correre proprio verso un indirizzo, verso quella via Paolo Fabbri 43, sbrigandomi come se dovesse nel frattempo spostarsi chissà dove, quel luogo dove finì non era una di quelle belle strade bolognesi coi portici, le torri, ma una specie di periferia anonima con gli alberelli del comune, le casettine basse, né belle né brutte. Però gli voglio bene soprattutto per i nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, per le scoviglie color nostalgia, ovviamente per le ragazze che dietro al banco mescolava birra chiara e serenazzo, per il Mirio Parri, le tue teologie, esiste Dio, le risate più pazze. E un po' gli voglio male perché l'ho visto in almeno due film diretto da altri due registi che dicevano di essere tutte e due il suo migliore amico, e io invece al massimo ero andato a mettere un bigliettino sotto la fessura di quel portone in via Paolo Fabbri 43, non ne avevo ricavato, dico, un cenno, una risposta, un nulla proprio. Beh, auguri lo stesso. Grande Virzì, grande. Formidabile, formidabile, adesso, formidabile. Adesso abbiamo perfetto un altro carissimo amico, Sergio, che noi stimiamo tutti moltissimo per il suo impegno che ha avuto proprio sul tema dell'immigrazione, e l'impegno in questo momento lo sta portando in Europa. No, questo non è, perché questo è quello, è il tuo primo cittadino, che è il sindaco di Scandicci, che è collegato, che è Sandro Fallani. Sandro, sei collegato, puoi fare gli auguri a Sergio. Ecco, vedi. E tu sindaco, Sergio. Vedi che bisogna mettere in piedi il sindaco per poterti parlare, lo vedi? Ma che dici? Non è assolutamente vero. Vengo spesso da te e in questi anni davvero un'amicizia si è rafforzata, Sergio. Stavamo organizzandosi una bella festa, come si potrebbe dire, in gergo, insieme a Coppa, a Unicop Firenze. Purtroppo questo coronavirus ci ha limitato, ma io ti tengo sempre con me, Sergio. Perché l'anno prossimo la facciamo. Assolutamente. 80+1, vai. 80+1, bravo. E c'ho il Bobo seduto qui accanto a me sul tavolo, sul tavolo del sindaco da sempre, non per l'occasione. E quindi, è il bozzetto del monumento che bisogna fare a Scandicci. Esattamente, ed era la cosa, una delle cose che volevamo fare quest'anno per i tuoi 80 anni, ma sarà 80+1
e credo che Claudio Vanni di Hop estenderà l'invito a tutti. Ciao Sandro. Ciao Claudio, tutti quelli che oggi ti hanno voluto fare e non solo gli auguri in diretta. Mi piace dire una cosa di Sergio. Sergio è in un momento non facile per la città. La nostra città è una città giovane che ha fatto fatica a emanciparsi dal ruolo di periferia della sua nascita, perché ha una forte tinta produttiva, insomma, operaistica, eccetera, negli anni 70, quando in pochi anni, da dopo l'alluvione di Firenze, da 18 a 54 mila abitanti, è passata in 6 anni questa triplicazione città. Sergio ci ha aiutato enormemente a emanciparci. È stato il professore, innanzitutto, di tanti scandicesi. Infatti, negli auguri che gli abbiamo fatto il giorno del suo compleanno, tantissimi scandicesi l'hanno riconosciuto come il loro professore di scuola, e quindi come davvero uno di noi, ma ci ha portato in Europa, ci ha portato in Italia, ci ha portato ovunque, per quell'amore profondissimo che ha nei confronti di Scandicci. Questa è una cosa, lo senti visceralmente da Sergio. Sergio si appassiona ogni qualvolta succede qualcosa a Scandicci, c'è da prendere parte, c'è da dire qualcosa, c'è da disegnare qualcosa. Scandicci, Sergio per Scandicci c'è sempre. E questa è la più grande gratitudine da primo cittadino che io ti do, perché sei davvero scandicese dentro, pur essendo per la tua idea, per la tua cultura, per il tuo modo di essere un cittadino del mondo. Lo sai, l'ho fatto, lo sai perché l'ho fatto, Sandro? No, perché no. Perché ho tentato disperatamente di sganciare Scandicci dal mostro, capito? Era famosa solo per i mostri. Non è mia giusta. A parte il fatto che non ci sentava nulla il mostro, erano altri paesi. Ma poi allora tentiamo di trovare qualcosa, quindi se un pochino sei riuscito a dire la città di Bobo, meno male. Ed è vero, cioè, è assolutamente vero, in quegli anni lì una delle ulteriori difficoltà del nostro essere periferia, non lo siamo più oggi, va bene, era anche il fatto che in giro per l'Italia, in quegli anni duri davvero, Scandicci era associata per una rima poco felice, sì, Al mostro. E Sergio è stato uno di quelli, è stata quella classe, diciamo, di professori, perché lo dico sempre, Scandicci siamo diventati città di fronte ai cancelli di scuola, perché essendo città giovane di immigrazione tante famiglie avevano i bambini, sì, che si incontravano a scuola. È stato uno di quei professori che ha fatto Scandicci, ci ha reso orgogliosi. Poi con noi in questi anni ci sta dando grandemente mano per il libro della vita, per le tante iniziative, insomma, davvero Sergio, sono quasi commosso. Guarda, è bella Scandicci, è bella, visitatela. L'anno prossimo lo festeggiamo, non ti preoccupare Sandro. Bene, bene. Alla base del coronavirus. Ma esigiamo il monumento, Ce l'ho qua, sì. C'ho qua la bozza, c'è il bozzetto qua. Al è pronto, me l'ha portato, è di terracotta, ce l'ho qui. Sandro, stai pronto. Però porta male il monumento. No, perché non è retorico, è seduto lì, vecchietto tranquillo, vedi? È il Bobo, è un antimonumento. Esatto. Bobo seduto. Bobo seduto. Grazie Sandro. Claudio, chi abbiamo adesso? Claudio. Grazie. Adesso ciao Sandro. Ciao. Altri due. Andiamo verso la fine, credo. Quanti siamo? Altri due video che manderei, uno è stiamo andando Sandra verso Bonzi, la fine, Luigi Manconi. Francesca e Sergio, che emozione, con le canzoni dell'uno e le strisce dell'altro sono cresciuta, maturata, mi sono divertita, quindi tanti auguri e grazie. Son cieco e mi vedete. Ecco il quarto Rudy Tiresia. Dei maschi italiani supera di poco gli 80 anni. Ma siccome in Francesco Guccini e in Sergio Staino c'è una forte componente femminile, possiamo immaginare che per loro, come per tutte le donne italiane, l'aspettativa di vita superi gli 85 anni. Dunque oggi si trovano nella piena giovinezza. D'altra parte, in Sergio Staino vedo un tratto di malinconia molto intenso, in entrambi un fondo di sottile depressione
che non mi spaventa, ma che al contrario mi sembra un fattore assai creativo. Come tutti i grandi umoristi, per loro ridere e far ridere è una questione maledettamente seria. Per noi è una garanzia. Possiamo sperare che Guccini e Staino continueranno per molti anni ancora a farci meravigliare, pensare, immaginare. E dunque auguri a loro. Per quanto mi riguarda, vorrei essere insieme a Staino e a Guccini e alla Compagnia dei Ceccatti per cantare insieme quel canto del primo Novecento che dice: son cieco e mi vedete, devo chiedere la carità per esorcizzare la povertà e la morte. Auguri a tutti. È bella. Bella. Niente male, abbiamo... Antonio, Sergio, abbiamo gli ultimi tre ospiti, poi ci salutiamo. Bene. Abbiamo Andrea Fatta, Anna Meacci e Marco Noferi. Sì. Noferi. Sono... Noferi. 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 Eccola, eccola l'Anna, Anna Meacci. Anna Meacci, se non me la dammi in cazzo. Che Angelo. E Marco, Marco, ci sei? Eccoci. Vai. Anna, Anna, ti diamo la parola. Ah sì? Per Sergio, cosa gli canto? Happy birthday to Luke and Marilyn Monroe. La vuoi, Sergio? No, mi devi cantare così, così, così. Ah, mi piace ancora, ancora. Ecco, vai. Stacco. Stacco, cioè è una cosa. Gli par vero anche a lui, Anna. Eh? Gli par vero anche a lui, Dio. No, è un continuo, cioè con lui ormai di che si parla quando ci si vede o ci si sente, ok? Le conversazioni sono, non sono conversazioni, è un monologo di Sergio. Che io se battute qui non le fo mai, ma insomma, che mi dice: me la dai o me la dai, me la dai o me la dai, me la dai o me la dai, sempre così. Cioè, non è più nemmeno, come ti posso dire, non c'è un incontro culturale. Ecco, comunque, happy birthday, Sergio. Ma se dovevamo fare anche degli spettacoli insieme, ho buttato giù anche delle scene, sono rimaste tutte. Sì, vedi, nostro, ecco, vedi, perché si aspettava il finanziamento della Hop, aspettalo se il finanziamento. Aspettalo, arriva. No, ma io l'ho detto a quelli della Hop, non si va. No, ma io sapevo c'era il virus, che si poteva aspettare. Capito? No. Vanni, no. Ormai non siamo fermi, no? No, ma lascia perdere, perché non ti dico cosa ha scritto, lascia perdere. Santa donna di Bruna che sopporta queste amanti. È qui. È qui che gira intorno. Perché io sono un amante, a me mi ha tolto Sergio anche la soddisfazione di fare l'amante segreta. Cioè sono un amante istituzionalizzata, lo sa anche Bruna. Non c'è punto gusto, capito? A me questo un pochino mi... Siamo in 5 o 6, ora non so se ancora riesce... È un amore che va avanti da anni, è una passione fatta di sogni e desideri, ma che rimangono lì. Rimangono lì. Di sogni e di chimere. Esatto. Sergio, auguri. Grazie. Faccio fare gli auguri anche da due miei attori che sono con me, perché noi siamo a casa a fare le prove, visto che ancora gli non... Che tale hai conosciuti? Sono Angelo e Marco. Li hai conosciuti la serata di Dimenticanza. Ti fanno gli auguri anche loro. Auguri. Grazie, auguri. Ragazzi, curatemela bene, scaldatemela. Cioè, anni di femminismo e poi, capito, si finisce tutto. Sono autorizzato, sono amico di Beppe Provenzano, mi ha autorizzato lui. Te tutte le scuse sono buone, come quando ti dice Meacci, con la scusa non ci vede, ti palpa dappertutto, capito? Per questo lo faccio anche col Vanni, non c'è problema. Ti devi preoccupare. Grazie Anna. Grazie. Ciao, a voi. Grazie. Ah, volevo fare gli auguri anche a Francesco Guccini, ma certo. Va bene, certo. Facciamo. Lo vede poi. Lo riferiamo. Andrea, come stai? Ciao. Sandra e Angelo, ciao. Come state? Ted Dubois. Benissimo. Anche voi le
sono Guccini da ragazzi, voi siete bambini, siete assolutamente bambini. Andiamo in quinta quest'altro anno. Io sono nato lo stesso giorno di Sergio, l'8 giugno. 8 giugno, già. Bello. Allora io volevo... Anche Sergio Sacchi, 8 giugno. Siamo... Sì, anche Sergio Sacchi. Andrea, ti ho interrotto, scusa. No, volevamo fare gli auguri a Sergio. Lui ha inventato il nome di Teresia per me. Poi si è spostato a tutto il gruppo. A Tiresia, che nel mio cellulare è salvato come Omero che disegna, dopo è nato Tiresia, ma quando chiama Sergio io leggo Omero che disegna, però quando lo chiamo poi Tiresia, senti, ho pensato questa cosa, che dici, lascia perdere, è bruttissima. Sì, allora io, la sincerità. La sincerità amo molto. Allora, diciamo, vorrei ricordare l'anno in cui, gli anni in cui abbiamo fatto il Giro d'Italia insieme con Sergio, per l'unità, 2 o 3 anni siamo andati con un camper affittato, è venuta anche finanziati dalla Coop. Giravamo l'Italia raccontando non la corsa, alla fine mettevamo anche gli arrivi, sì, ma sostanzialmente quello che vedevamo. Il problema era che una volta consegnata la pagina, una volta fatti i disegni di Sergio, dopo che avevo scritto tutto e si andava più o meno a caccia della cena, che era spesso nel luogo un po' lontano dall'arrivo di tappa, perché sennò non si trovava da dormire, perché era tutto occupato dai ciclisti, dalle squadre, Sergio cominciava a cantare ed era un momento tragico. Io e Bruna soffrivamo tantissimo, ci guardavamo e dovevamo cantare tipo mamma mormora la bambina, mentre con il pianto agli occhi alla tua piccolina, non compri mai balocchi. E qua in genere noi abbassavamo i finestrini, ci fermavamo, protestavamo. Bella, è vero. Ma quanto ci hai fatto soffrire, caro Sergio? Lo so, digli anche a Paolo Ende sul viaggio che ho fatto con lui, si incazzava. Comunque invece noi per... Ciao Marco! Ciao Marco! Noi invece volevamo, visto che questa cosa abbiamo letto e organizzata anche col Club Tenco, volevamo fare un piccolo omaggio a Francesco, lo stesso che abbiamo fatto al Tenco nel 2015, mi pare, quando siamo andati, una serata in onore di Francesco, che hai presentato te, caro Silva, e dove noi abbiamo fatto la canzone delle domande consuete. L'abbiamo data, che è un pezzo magnifico, bellissimo, e ce ne siamo innamorati, e allora... So che chi fa la regia ne può far ascoltare un pezzo o tutta, non so quello che si potrà. È il nostro modo di fare gli auguri, oltre che a Sergio, anche a Francesco. Bravo Andrea, grazie. Grazie. Lasciamo con questo, lo manderanno loro adesso. Sì. Bene, grazie Andrea. Marco, sì. Tocca a te. Allora, dov'è Sergio? Lo vedo. Sergio è la lo vedi? Mi vedi? Sì, Sergio. Allora... Si è potato gli olivi anche oggi, te la finiti di potare. Neanche incominciati. Vieni te a potare, ti dà aiuto. Mi dici taglia qui, taglia là. Sì, va bene. No, ma questa cosa, perché ti dico gli olivi? Perché pensavo ieri sera, ma che gli racconto io domani? Che poi tra l'altro a me mi mette in difficoltà questa roba, questi auricolari, questi aggeggi. E pensavo che una delle... dei trade union, una delle cose, cioè in realtà mi ero preparato un intervento politico, ma mi sembra che ormai è andata da un'altra parte. No, volevo dire, mi fa sempre tanto piacere con te e anche con Francesco, le volte che ci si trova, di mettersi lì a ragionare di quelle che sono poi le cose concrete, del sapore dei pomodori, del prezzo dell'olio, per esempio. E guarda, cioè non è usuale, insomma, poter trovare gente che ancora dimostra questa passione, questo interesse per delle concretezze che non sono poi romanticismo, non sono nostalgie. Non è un cercare, secondo me, né per te né per Francesco, l'età dell'oro, ma piuttosto l'età del pane, insomma, quando le piazze erano piazze e non erano piazze virtuali, purtroppo.
Però dovessi sapere il prezzo di queste cose, io che tutte le volte tu passi di qua mi porti roba gratis, come fa a sapere? Sì. Il pochino chiama, dice, so, sai, sabato si va su da Francesco, passa, mi prende, sì, e in gruppo andiamo su a trovare Francesco. Fortunatamente c'ho un'amica, mi piace molto, si chiama Claudia, viene anche lei, allora tra tutti c'ho la mia ragione di andare. Sì, ecco, nel seggiolino di dietro in macchina, No, mi metti sempre accanto, mi vuoi, sì. Sì, sì, sì. No, mi piace tanto, devo dire, ci pensavo appunto ieri sera, che devo dire, auguri, vabbè. Niente, sì, che poi, dici, auguri? Però no, io... Auguri, far capire a Provenzano che stiamo parlando dell'agricoltura, anche alla Terranova, cavolo. No, ma guardate che l'agricoltura è importante, ma la parola che mi veniva di più era complimenti in qualche modo per te e per Francesco, per questa attenzione che c'è verso le storie grandi, le storie piccole, per questa passione che forse alloggia un po' nel Novecento, però è quello che ancora, è quella corrente calda che ancora ci fa sorridere, ci fa star bene, io credo, insomma, ci fa sentire tutta la differenza. Grazie Marco. Allora, Claudio, siamo arrivati alla fine, Claudio. Sì, siamo arrivati alla fine, non c'è più nessuno ora. C'è la canzone. No, è finito tutto, no? I collegamenti si sono fatti. È la canzone tutti. di Andrea Satta. Sì, che Andrea Satta. Manda non ce un l'abbiamo pezzo. Noi però, eh. A noi non ce l'ha mandata, Sergio. Ah, non è più collegato? No, è quella che hanno fatto in diretta lì, quel pezzo lì. Ah, no, pensavo... Siamo alla fine, volevo ringraziare Antonio, ringraziare Sergio, Francesco, perché ci hanno consentito di fare. Vi dirò soltanto un numero, naturalmente poi questa diretta rimane su Facebook per tanto tempo, ma ci hanno seguito in 20.000 persone. Quindi, insomma, siete davvero nel cuore... di tante persone, e quindi diciamo tutto l'affetto che vi viene dimostrato è un affetto concreto. Io ringrazio tanto Sergio, ringrazio Antonio, Francesco non c'è più perché ci avete consentito di fare questa diretta per farvi gli auguri. Naturalmente a loro ci associamo, mi associo io, si associa la nostra operativa, mi ha detto la Presidente, perché insomma vi vogliamo bene, Sergio lo sa. Da un bacio a Daniela, grazie. Grazie a tutti, grazie Antonio della collaborazione. Grazie Claudio. Grazie a Club Etenco per tutto quello che ci ha consentito di fare. Ti aspettiamo al Tenco, Claudio, ti aspettiamo al Tenco, Claudio. Sì, dovevo venire, ho detto a Sergio l'anno scorso, poi ho avuto un problema, l'anno prossimo ci vediamo al Tenco. Va bene Sergio? Va bene. Bene, Tenco. Bene. Anche grazie, prima se si può. Ciao. Grazie anche prima. Ciao a tutti. Ciao.